degli esempi che fai nel libro è quello del marketing di Steve Jobs, che l'hai chiamato Touch Media, e nel quale il paradigma di toccare il prodotto equivale anche a vedere una bella immagine, anzi, forse addirittura di più. Ah sì. E sempre più oggi la pubblicità ti deve far toccare il prodotto, quindi anche se sembra strano dirlo, ma sempre più c'è un concetto di brand experience, ci sono dei marchi noti che fanno proprio quello, no? Abbiamo parlato di Steve Jobs, un negozio della Apple oggi è normale, ma se anni fa non era normale andare in un negozio e toccare il primo iPhone, provarlo e quant'altro. E l'altro concetto forte, secondo me, di Steve Jobs, che per me è uno dei veramente, non solo per me, non devo essere io a dirlo, però uno dei geni del mondo moderno, è il fatto di aver incrociato dei meccanismi naturali del nostro cervello. Quindi il display touch, che è nato in casa Apple anche contro quello che era la tendenza del momento, perché 7 anni fa, poi sembra un secolo fa, ma 7 anni fa eravamo tutti con i tastierini, lo stilo, quindi poteva benissimo andare avanti su quel filone lì. Quando Steve Jobs, che stava già lavorando al progetto iPad, ha capito che c'era mercato sulla telefonia, ha fermato il progetto iPad e ha portato delle cose sull'iPhone, si è trovato a dire: voglio fare un display che si tocca con le dita e che si scorra con le dita. Oggi è normale, ma veramente 6 anni fa non era normale. E perché oggi è così normale? Perché tutto ciò che noi facciamo fin da neonati per esplorare il mondo è toccarlo, è la prima cosa che facciamo. E quindi è un meccanismo proprio che è dentro di noi, ma proprio nella radice di noi stessi. Quindi la genialità di Steve Jobs è stata quella di andare a fare delle cose che hanno il cui libretto di istruzioni è dentro il nostro cervello. Quindi questa metafora mi serviva per dire: andiamo a vedere anche sulla ricezione del messaggio pubblicitario cosa succede nel nostro cervello. Andiamo a vedere la radio dove influisce, il web dove influisce, la TV dove influisce, perché poi ci accorgeremo che probabilmente la radio tocca un'area del cervello e la TV un'altra. E quindi è inutile fare lo stesso messaggio. Certo. Andiamo a vedere la naturalezza della nostra testa come funziona e sfruttiamola per far passare dei messaggi che possono essere anche quelli editoriali. Adesso appunto parlo del media, ma è un settore, ma la stessa cosa si può fare appunto per dare una notizia. È meglio darla così o così? Vediamo il nostro cervello come funziona e vediamo qual è il modo più naturale, perché più le cose, oggi siamo bombardati di informazioni, si sa, insomma è quasi ormai banale dirlo, messaggi pubblicitari, anche non pubblicitari. L'unico modo per fare entrare quello che noi vogliamo fare entrare, che appunto può essere una notizia, un messaggio pubblicitario, è infilarci nei flussi naturali. Che tu chiami pianificazione naturale. Esatto. Infatti nel libro c'è un passaggio che mi è piaciuto molto, che in cui in poche righe spieghi l'inizio della mattinata di una persona. Ah sì, è impressionante perché lo facciamo tutti noi, ma probabilmente finché uno non ci pensa non se ne rende conto. Adesso, vabbè, anche senza vederli nei dettagli, però chiunque di noi, da quando si sveglia a quando arriva in ufficio, quindi Sì. quell'ora e mezzo, quel che sarà, dipende dalle condizioni, siamo esposti almeno a una quindicina di messaggi pubblicitari che arrivano da forme diverse, per cui Potenziale. potenziali, esatto, per cui c'è la radio sveglia che suona, poi si vede probabilmente le notizie sui canali All News, poi si scorre il telefonino, Facebook, Twitter, qualche altro portale, si vede La la Free posta Press elettronica, sulla metro. la Free Press sulla metro, il volantino pubblicitario nella cassetta con le ultime offerte, l'affissione dinamica strada facendo, e finalmente quindi se arriva in ufficio, ho fatto il conto, sono almeno una quindicina di potenziali messaggi. Ora, la sfida del pubblicitario è far diventare quel potenziale, che infatti in gergo si chiama OTS, quindi Opportunity to See, cioè non è una vera e propria messaggio, ma è un'opportunità di vedere messaggio. Far diventare quell'opportunità una realtà. E la ricetta, secondo me, sta nell'entrare nella testa e vedere come funziona, ed entrare in modo naturale, perché se devo sfondare una porta, io ne ho, in 2 ore, mentre facevo altro, ne ho ricevuti 15 di messaggi, io non voglio fare alcuna fatica per ricordarli, Certo. deve essere lui il messaggio a essere fatto così bene, a essere pianificato in modo così naturale,
e a E anche servirmi. diversificato, secondo te. Diversificare mi deve divertire, perché mi deve divertire, mi deve servire e allora passa, altrimenti si può fare tutto quello che vogliamo, ma diventa più difficile. Bisogna magari fare una pressione 3 volte tanto per arrivare allo stesso risultato. Non ci resta a questo punto che fare la promozione del tuo libro facendolo vedere. Sì, questa è la copertina del libro, edito ovviamente da Mede 2000, che è stata peraltro una grande soddisfazione per me, avendo seguito Mede 2000 fin da giovane. Mi è piaciuto ovviamente il tratto come se fosse sangue nello human. Faccio in apertura la citazione di una canzone di Jovanotti, anche lì dicendo, mettendo subito le mani avanti, visto che appunto il media è un settore così scientifico, dico però attenzione che il nostro target, la nostra identità è quella, ma che poi però di fondo il nostro target sono anche, come dice Jovanotti, ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene. Quindi, lo so, sarà un blasfemo nel mondo del media, però pensiamo che oltre ai numeri c'è il sangue nelle Certo, ti ringrazio vene. Grazie e quindi a alla prossima pubblicazione. te. Benissimo, grazie. Grazie.